Presidente Buia, oggi a Bologna viene presentato DigiPlace, il cui obiettivo è arrivare ad avere una piattaforma digitale europea per le costruzioni. L'Europa comincia quindi a investire sulla digitalizzazione del settore, ma quanto è importante che anche l'Italia investa sulle costruzioni digitali? È molto importante che il governo prenda in serio esame questa possibilità. Il mondo delle costruzioni per troppi anni non ha investito su queste tematiche, siamo onestamente un po' in ritardo. Il fatto che ci sia oggi questa manifestazione sulla piattaforma europea ci rende orgogliosi del fatto che anche l'Italia partecipa ed è capofila di questo grandissimo progetto. Dobbiamo però attenzionare anche il sistema italiano, perché anche in Italia necessitiamo di una piattaforma digitale per il settore delle costruzioni. Stiamo dialogando col Ministero, abbiamo sensibilizzato il Ministro e il MISE, speriamo che ci possano dare risposte rapidamente concretizzando lo sviluppo della piattaforma italiana. Si sta rivedendo il regolamento degli appalti, lo schema attuale con il decreto Baratono prevede una obbligatorietà progressiva per l'applicazione del BIM. Ritiene che sia giusto proseguire su questa strada o bisognerebbe tornare a una nuova volontarietà? No, assolutamente. Io sono convinto che, visto che dobbiamo impegnarci, visto che questo settore deve crescere e cresce solo con la digitalizzazione, bene, penso che il decreto Baratono sia un ottimo punto di partenza, in modo che le imprese, anche stimolate dall'obbligatorietà, possano arrivare a capire meglio e attualizzare quelli che sono gli indirizzi di questo decreto e quello che poi è anche fattore di crescita del mondo delle imprese, che penso sia molto importante. Per il 15 dicembre ci si aspetta il nuovo regolamento per quel che riguarda gli appalti, almeno il testo. Anche i costruttori sono stati ascoltati? Sì, adesso il tavolo sarà aperto prossimamente e sicuramente noi saremo un attore principale di questo dialogo col governo. La commissione è insediata, è composta da persone che chiaramente conoscono la materia e poi auspico che si arrivi veramente a un regolamento solo per le opere pubbliche. Perché penso che ce ne sia necessità, dividendo le opere dai servizi, ma ancora di più penso che sia il momento per arrivare a una maggior qualificazione delle imprese, perché noi siamo per la qualificazione delle imprese e non per le scatole vuote, per cui vogliamo far crescere anche questo sistema. Oltre che presidente di ANCE, lei è anche imprenditore, ha già avuto modo di lavorare in digitale nella sua impresa? Sì, io nella mia impresa ho già investito sulla digitalizzazione, mi sono organizzato uno staff che lavora tutti i progetti e li lavora tutti in BIM. Io sono convinto che BIM sia il futuro, non tanto per arrivare a progettare, non interessano ai costruttori la progettazione, ma interessa il controllo del processo produttivo, dove posso sicuramente testimoniare c'è un notevole miglioramento conoscendo le modalità BIM e tutto quello che insegna questa nuova modalità del costruire. Penso che sia da sottolineare che l'importanza è vitale e lo testimonia la mia impresa, che oggi sta già lavorando in BIM.